Con l'assessore alle attività produttive della Regione Marche, vicepresidente Mirko Calloni, oggi a Osimo è stato presentato un progetto di eco packaging, il packaging intelligente. Lei ha detto per le piccole e medie imprese chi non si distingue si estingue, ma qui c'è una strategia che guarda anche al lavoro, all'industria 4.0, quindi è importante. Diciamo che per la prima volta stiamo mettendo a terra una strategia complessiva che guarda a tutti i settori, ma soprattutto guarda al futuro delle Marche, a quello che il nostro sistema industriale e imprenditoriale deve fare necessariamente per mettersi al riparo da una concorrenza che sarà sempre più forte, aggressiva e io ho definito darwiniana, cioè chi non è capace di mettere in elementi di innovazione forti sul mercato, ovviamente con il costo del lavoro che c'è nel nostro paese rischia di non essere competitivo. Quindi noi dobbiamo sicuramente, per quello che ci compete come regione, creare tutti i presupposti giuridici, quindi con delle leggi che stiamo approvando, legge sulle start-up, legge sugli investimenti, legge sull'attrazione di investimenti, sul reshoring, sulle filiere, quindi tutto quello che si può diciamo tradurre in finanziamento pubblico, fare in modo che ci sia un salto di qualità del nostro sistema imprenditoriale che trovi elementi forti di competitività. Per fare questo è necessario assolutamente riuscire a non contribuire in modo assistenzialistico, ma dare il giusto stimolo agli imprenditori che in filiera, magari con l'uso dell'università come elemento di innovazione, di acceleratore, possano creare prodotti più innovativi, come stiamo presentando questa mattina, come ho visto in tutti gli accordi di programma che stiamo firmando in questi mesi, e vorrei farne molti altri, perché solo in questo modo, dove c'è una contribuzione all'investimento, alla ricerca, all'aumento di personale, si può fare in modo che i nostri imprenditori si mettano al riparo dalla competitività con anzi un salto di qualità, diventando loro aggressivi sugli altri mercati. L'imprenditore molto spesso per prendere un contributo si inventa un progetto per poter aderire a quel progetto, a quel contributo. Noi vorremmo ribaltare il paradigma. Noi dobbiamo fare in modo che sia l'imprenditore a dirci nella sua fattispecie specifica, nella sua filiera, cosa serve per diventare più competitivo. E in questo modo, come è successo qui a Christian Packaging, appunto sono stati gli imprenditori che ci hanno detto: noi per crescere dobbiamo inventare un biopolimero per fare un packaging innovativo che diventa un elemento di sostenibilità ambientale ma di competitività aziendale, e in questo caso la crescita è sicuramente molto più sicura ed è molto più effettiva alle esigenze, alle aspettative e conforme ai progetti aziendali. Oggi la Christian Pack gioca in casa, presenta un importante progetto insieme alla Regione Marche. Pergolesi Sandro è il titolare. Ecco, questa è un'occasione per le piccole e medie imprese marchigiane di sviluppo e un'opportunità anche per l'ambiente. Ecco, noi siamo sempre, da sempre, dal 1989 che abbiamo costruito questa ditta, iniziato questa ditta, siamo sempre protesi alla tutela dell'ambiente, ci indirizziamo sempre più su materie biocompostabili e biodegradabili, e abbiamo spostato anche, per servire a 360 gradi, il packaging industriale anche sul settore della carta, quindi riusciamo a servire tutte le esigenze del packaging a 360 gradi. Con questo progetto adesso cosa succederà? Noi già siamo da qualche anno sulla ricerca e sviluppo, quindi ancora una continuazione della ricerca e sviluppo che ci porterà al completamento, sempre più essere sul mercato della globalizzazione per la competizione. Fabrizio Faedi è l'artefice del progetto e soprattutto oggi qui in casa di Christian Pack succede qualcosa di importante, e cioè il biocompostabile arriva nelle Marche. Arriva anche nelle Marche, un progetto nato nell'insegna dell'economia circolare, vede mettere insieme noi materiali partendo dal bio ma anche sul riciclato. Questo è un pochettino il risultato finale. È chiaro che in questo contesto intervengono poi processi, metodi e servizi di nuova generazione, in ottica 4.0. Ecco, questo è un po' il futuro, perché il sacchetto del supermercato non sarà mai più lo stesso e per le piccole e medie imprese è un'opportunità. È un'opportunità se si cavalca l'innovazione, perché con la nuova tecnologia e i nuovi materiali si può arrivare a migliorare questa situazione del packaging e di tutti gli aspetti ambientali che abbiamo visto che produce. Il disastro ambientale, si parla che nel 2050 ci sarà più plastica nei mari che pesci.
Un altro importante partner del progetto è la Roma System. Raparini, ci spieghi un po' che cosa significa un'economia circolare nell'ambito ambientale? Allora, noi dobbiamo trasformare una tecnologia tradizionale, cioè l'utilizzo di plastica, che da un certo punto di vista è perfetto, ma non molto amica dell'ambiente, in un qualcosa che invece lo possa diventare. Quindi trasformare un'economia tradizionale in un'economia circolare, quindi utilizzo di materiali riciclabili o compostabili. In questo modo riusciamo a efficientare i processi e le risorse. Chiaramente servono delle competenze universitarie, quindi ricerca di base, che venga poi applicata all'interno delle aziende. Queste aziende poi porteranno questi prodotti sul mercato. Una filiera diversa, la pesca, che però è coinvolta direttamente in questo progetto. Cinzia Spinzanti della Copemo. Assolutamente, coinvolta direttamente, perché la Copemo comunque ha sempre puntato sulla qualità e perché nell'ottica di un interessamento verso quello che non è solo il confezionamento del mollusco vivo in retina, ma un eventuale sottovuoto o un prodotto pronto a cuocere, e in ottica della qualità questo progetto è ideale.